È appena arrivata la polizia municipale e vogliono farmi la multa. Ma sono anche loro in curva. Ma che ci fa la multa? Ma scusa, ma tu adesso la macchina, questa qui dove la porti? Sotto casa? Sì, c'è posto? No. Primo giorno di trasloco. Eh già. È il primo giro che stiamo facendo, la macchina è piena tappo. Sono solo costumi di scena. Fate voi. No, però vabbè, poi noi prenderemo un furgone grande. Pronti per il secondo giro? Io già sono esausta, wow. Ma perché? Te la stai prendendo troppo male sto trasloco. Devi tranquilli, no? Piano piano, due tre scatole. Due, certo. Sto telecomando qui. Vedi? Cavolo che non va. E ancora ci devono attaccare la corrente. Ci vogliono 5 giorni. E quindi per 5 giorni in quella casa non ci sarà corrente. Anzi, sai perché l'abbiamo richiesto durante il weekend. Siamo venuti alle Leroy Merlin perché ci siamo stancati di trasportare le scatole a mano e vogliamo prendere un carrellino. Li ho trovati, sono questi. Ma portiamo pure lei? Che faccia c'hai? Che carino! A 3 ruote questo è però. E quindi? Ah, per le scale! A 3 ruote. Bello. Ma dov'è l'altra ruota? Io ne vedo 2 qua. Eh no, qua vedo 1, 2, 3. Ah, bello per vedere. Bello! Questo non mi sembra, guardalo, ah è questo. Sì, ma è scomodo, cioè questo le scale non le farei mai. Però questo e questo qua. E io lo prendo. A gran sorpresa abbiamo trovato un carrello rigido in sconto. Questo lo prendiamo e andiamo a vedere pure le scale, ma che ci siamo. Lo monti te quindi? Fatto! Bello, no? Molto! La macchina è piena e ora andiamo a portare le cose nella casa. Ci siamo dimenticati una cosa importante. Cosa? Tu hai riempito mo' la macchina piena. Eh? Il carrello? Ma c'è un modo per metterlo dentro, no? Vediamo, eh. Volevo farvi vedere com'è conciata l'auto. Così. Ovunque, scatole su scatole su scatole. Un carrellino magari qua in piedi ci sta. Ok. No, sì. Non so più che giro stiamo facendo. Anche sono rimaste delle puntette. Stasera, non so, un cuscino ci sta. Sì! Dai, no, stavo facendo una storia, stavo per morire! È stata colpa del DOS. Ora siamo stanchi. Dopo tanto. Aia. Eccomi. E abbiamo perso il conto. Quante volte sono che sono salita e scesa da però là? Sono già le 5:30 e direi di andare a casa. L'ultimo giro? Questo è l'ultimo giro. Prendo Boccia. Le misure che devo fare e poi a cena. Abbiamo finito. Ah, oh, ma dove le hai messe i... Lì? Le chiavi? Sono qua sotto, no? Per oggi abbiamo finito. Che è successo? La mia spalla. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati al secondo giorno di trasloco. Mancano 2 giorni per abbandonare lo studio e io sono stravolto. Vi faccio vedere la quantità di televisori che ci sono. Questi sono tutti i televisori. 2 schermi a 55 pollici e altri 3 televisori. 1, 2 e 3. Siamo a quota 5, più là ci sono altri 2 monitor. A 6 km 8 da qua. Sì, prendo la via la, il sacco qua. Ok, è già sceso. Sul mostro non ci sta più niente, quindi abbiamo deciso di andare ad affittare un furgone. Eh sì, è vero. E mio padre ci sta accompagnando, che così poi io salgo sul furgone e lui ritorna in macchina. E l'armadio, il frigorifero, la lavatrice, non riusciamo proprio a caricare. Abbiamo preso il furgone. E il furgone? Chi entra qua, Raffaele? Il frigorifero. Sì. E la qua, no, ma non so. 50? 2,53. Capito, 2,53. Perché dite di no? Al limite li mettiamo così, Raffaele. Non so, vediamo, dai. Controlliamo. Seguite. Se ci sono dei danni, che nel caso, se no ce li fanno pagare a noi. Sì, io l'altra volta ho preso qua la macchina in noleggio, c'era un danno e l'ho fotografato. Ah, davvero? Sai se ci sta? Sì, ci sta, l'abbiamo provato. Ciao, Doc. Ciao, Doc.
Ragazzi, non si chiude. Come fanno? Se lo incliniamo in diagonale, niente. Va smontato. Cosa ci è servito sto coso? E beh, ho capito. In ogni caso non riesci a portarle. Cioè, non è che se tu questo qui lo smonti lo riesci a mettere. Se proviamo a alzarlo. Lo imbraghiamo. Questo furgone è fatto apposta, raga. Ci sono i lacci qua, proprio per... E vediamo se si chiude. Uno. No, non si chiude, però beh, è imbragato. Furgone riempito. Eccolo qua. E ora andiamo a fare un giro. Purtroppo ci siamo accorti che le misure che abbiamo preso dell'armadio, mi sta bruciando la GoPro sulle mani, talmente bollente. Prova a toccare la GoPro. Abbiamo notato che l'armadio è... Perché sto furgone dentro? Brucia sta GoPro, ma che cacchio è? È così. Esatto, io gli ho detto che loro hanno preso l'angolino più in fondo. E invece no, a noi ci servono precisi. Abbiamo appena finito di caricare il furgone e ora ci stiamo dirigendo verso la nuova casa per caricarlo. Il dubbio che ci è salito è... Si è bloccato da solo il portone, va bene? Ma io non ho chiuso niente. Sì. Il problema ora è che stiamo cercando di capire se... fare il vialetto della casa o entrare nel box. La mia paura è che nel box ci blocchiamo. Sta bene. Arrivando anche l'imbianchino e l'idraulico. E il doc. E il doc. A darci una mano. Anzi, bisogna mandare la posizione al doc. La mando. E a te, papà, piace quindi la casa nuova? La casa nuova, sì, è bella, molto bella. È grande, spaziosa, avete anche un giardino. E, insomma, tre piani avete. Tocca a me. E questo è stato il miglior acquisto di sempre. Comunque miglior acquisto di sempre, il carrellino portascatole. Già è stato svuotato il furgone. Era incastrata qua. Questo è quello che rimane. Sto cercando di raggiungere casa senza sbeccare niente. Fosse facile. Ce l'ho fatta. Volevo farvi vedere quante scatole già abbiamo portato. Molte sono nel box e le altre sono qua. Andiamo a mangiare. È appena arrivata la polizia municipale e vogliono farmi la multa. Ma sono anche loro in curva. Non ti scusi, che ci fai la multa? Ma scusa, ma tu adesso la macchina, questo qui dove la porti? Sotto casa? Sì, c'è posto? No. Abbiamo pranzato a casa dei miei genitori. Mia mamma si è prestata a farci una pasta al pesto con il basilico del balcone. Marta è stravolta. Abbiamo iniziato a portare la tecnologia qui a casa. Con ho portato solo due schermi e il 55 pollici. Come va Marta? Malissimo. Ecco, in tutto ciò Queen rimane qui a casa insieme a mia mamma. Secondo giro con il furgone. Voglio morire, sono le 3. Dai, ce la stiamo facendo, no? Accendi l'aria condizionata. Certo. Accendi tutta a bombarsi. Scusa, mamma. Andiamo. Voilà. E si inizia con un nuovo giro, raga. Sotto al sole. Ah, che acqua ghiacciata. Abbiamo appena caricato il frigorifero sul furgone e altre cose pesanti, però la cosa più difficile e più grossa era il frigorifero. E non riesco qua, c'ho tutto io qua. Devi andare, Doc. Ok. Tutto è lui. Non ce l'ho, papi, io non ce l'ho. E lui l'appoggia. Ah no, oggi ce l'ho. Appoggiamo giù così? No, serve un cartone. Mamma mia. Era il tac del cartone, non ti preoccupare. Attenzione, c'è un gradino. La situazione sta peggiorando perché adesso stanno portando un frigo. Ovviamente io sono troppo piccola per portare questo frigo e ho lasciato fare ai maschi perché intanto ho portato le altre scatole giù nel garage. Vai, la gira. Curva va bene. Ok. Un'altra curva, Luca. Vai, gira. Alla fine il frigo è riuscito ad entrare. Passa perfettamente dalla porta, mi sa che li fanno standard. E quindi ce l'abbiamo fatta. Il pezzo più grosso l'abbiamo portato qua. Nel mentre la casa è diventata così, un po' piena di scatole, che noi stiamo tenendo al centro della stanza perché andrà tutta imbiancata. Giustamente. Come va Marta? Trovate. Aveva perso le chiavi momentaneamente. Ma sai che qua qualsiasi angolo in cui mi giro è bello da registrare? È il nostro giardino, che ora è un bosco, poi diventa un giardino. Abbiamo finito, questo qua era il giro più pesante secondo me.